fa specie di essere gli unici rappresentanti politici noi di Forza Italia in una realtà così importante, in una mattinata così importante per il Barozzi, che è una scuola di Modena fra le più popolose come numero di studenti, e non vedere nessuna rappresentanza della città che in questi ultimi periodi ha cercato di arrampicarsi sugli specchi e risolvere questa situazione che era sul tavolo provinciale e comunale da diverse settimane. E ridursi così all'ultimo, non potendo iniziare le lezioni, mancano le classi, mancano i banchi, mancano parte del corpo docente, si sta rivedendo a livello locale l'inadeguatezza che abbiamo visto negli ultimi mesi riguardo al discorso scuola-università a livello nazionale. Quello che non funziona a livello nazionale ormai non funziona più neanche a livello locale, le amministrazioni, il governo nazionale e il governo locale hanno gli stessi colori, quindi poniamoci delle domande. Quali sono le ragioni e perché le condividete anche politicamente? Intanto complimenti ragazzi, perché è da notare il distanziamento sociale, come hanno voluto prendere a cura la scuola, perché ormai sono i ragazzi che devono prendersi cura della scuola, perché è chiaro che nell'amministrazione, nel ministero vuole farlo. Siamo scesi con il Barozzi perché da tempo il Barozzi è in una situazione di difficoltà. Ha una parte della scuola che è in ristrutturazione, una parte che è stata destinata a una succursale, e proprio in questa situazione di difficoltà vengono destinate delle classi al muratore di San Carlo. Non è tanto a quale scuola merita di più queste classi, ma al perché non venga trovata una reale soluzione. Vediamo qua che ci sono le nuove aule, ma che sono state create all'ultimo momento perché anche l'amministrazione stessa si è resa conto dei problemi che ci sono in questa scuola. Le mancanze sono tante e non riguardano solo purtroppo il Barozzi Muratori, quindi noi continueremo a essere in mezzo agli studenti e continueremo ad ascoltarli.